Ciao a tutti! Oggi un video in cui sono scoppiettante! Ebbene sì, sono stato riammesso in biblioteca e ho un mio bottino! Per chi non sa questa storia e dice in che senso ho riammesso in biblioteca, cosa è successo? Devo per forza partire con l'aneddoto che ho già raccontato anche nell'ultimo FAQ e anzi l'ultimo FAQ mi ha riacceso la memoria a riguardo. Allora, io naturalmente oltre ad acquistare libri a profusione sono anche un assiduo frequentatore della biblioteca e oltre a comprare libri prendo una caterva di libri in prestito. È sempre stato così anche perché generalmente in biblioteca ho sempre preso in prestito libri fuori catalogo, introvabili, irreperibili. Per me era quello il primo scopo, oltre al fatto che sin da bambino adoravo andare in biblioteca, quindi è veramente uno dei miei luoghi comfort, i miei habitat naturali. E veramente io mi ricordo quando vivevo nel paesino di dove sono originario, io ogni pomeriggio andavo in biblioteca e rimanevo lì ore semplicemente a guardare i libri sugli scaffali e a cercare cose nuove. Quindi diciamo che questa è una premessa che poi nel corso della crescita, ecco, mi ha spinto a usare sempre la biblioteca a caccia di libri fuori catalogo, introvabili anche all'usato che non si trovano, perché molto spesso in biblioteca si trovano anche dei libri che veramente sono delle gemme nascoste, irrecuperabili in qualsiasi modo, ed è da lì che sono nate molte letture che vi consiglio e per cui vi dannate perché non riuscite a trovarli. Ma la biblioteca per me è sempre stato anche un'ottima fonte per la lettura di libri che mi incuriosiscono ma che non sono così certo di voler acquistare, magari dei libri su cui sì, la curiosità c'è ma sono dubbioso, oppure banalmente anarchia, nel senso i libri che ho voglia di leggere molto spesso provengono da lì. Ma c'è un ma, perché io, pur avendo comunque continuato ad andare in biblioteca, io sono stato bloccato dal prestito libri, mi hanno bannato. E voi direte, Madonna Matteo, ma cosa hai fatto? Allora, in realtà, diciamo che qua entra in gioco un po' il trash, nel senso, io naturalmente fino al 2020, ok, andavo ogni sabato mattina presto in biblioteca a prendere libri e mi ricordo di aver preso in prestito un DVD che, sapete, mi sfugge anche il titolo, l'ho proprio rimosso il cervello, non mi ricordo neanche che film ho preso, ho preso questo DVD, credo che fosse anche l'unica volta in cui ho preso semplicemente un film da vedere e non 12.000 libri, e niente, sono andato tranquillamente a casa con l'idea di vederlo e di andare il sabato dopo a restituirlo. E poi COVID happened, in realtà era già nell'aria un po', però comunque poi era proprio la settimana in cui sarebbe chiuso tutto, ok? Super lockdown. E quindi naturalmente è rimasta chiusa anche la biblioteca e quindi anche i cosiddetti prestiti, diciamo, ci sono state delle proroghe, poi hanno dato la possibilità di mettere, almeno nella mia città di adesso, di lasciare i libri in restituzione in una box apposita quando si era superato proprio il periodo di super lockdown angosciante. Però ecco, io ovviamente con altre cose a cui pensare in quel periodo nefasto, il DVD è rimasto a casa. È rimasto a casa fino a che non sono passati un anno e mezzo, vi direi. E a quel punto, ovviamente la parte più rovinosa del lockdown era superata, ma facendo le pulizie ho ritrovato questo DVD. Che tra l'altro, io mi ricordo che questa stoccata trash non avevo neanche visto, cioè secondo me mi ero proprio dimenticato, uno, di averlo preso in prestito e due, di vedere il film che avevo preso in prestito, però allo stesso tempo appena me ne sono accorto, un anno e mezzo dopo dal prestito, abbondanti direi anche, ho detto oh mamma mia, aiuto, devo subito riconsegnarlo, l'ho riconsegnato e appena hanno bippato il DVD mi è arrivata la comunicazione di ban. Mi hanno bannato dal prestito bibliotecario con una comunicazione che rivelava che il mio
periodo di blocco sarebbe durato esattamente quanto il tempo di ritardo che ci ho messo nel riconsegnare il DVD. Quindi, per me, dolore immenso. Cioè, sono stato proprio messo bandito! E io questa cosa l'ho vissuta anche con una certa sofferenza, E a quel punto mi sono rassegnato, ho messo l'anima in pace, ho detto Madonna, avevo anche tutta la lista di libri da leggere che non si trovano da nessuna parte, come farò? E quindi, niente. Fino a che ho fatto appunto l'FAQ in cui rispondevo a una domanda proprio sulla biblioteca e effettivamente mi si era accesa la campanella perché ho detto cazzarola, però più di un anno e mezzo dal mio ban è passato, verifichiamo che mi abbiano riammesso, perché se no inizio a far valere i miei diritti, perché giustamente io in silenzio ho scontato la mia pena, però se alla fine non mi sbloccano devo chiedere spiegazioni. Quindi guardo e mi hanno sbloccato, sono stato liberato, ve lo giuro, la sensazione di essere un uomo libero, un lettore libero, non ha eguali in questo senso. E quindi naturalmente cosa ho fatto appena ho scoperto di essere un lettore libero e di essere finalmente riammesso in biblioteca? Ho esagerato, ho prenotato una quantità di libri, cioè non proprio il massimo di quello che potevo prendere, ma comunque un bel bottino, pescando un po' dai libri che avevo messo nella wishlist, perché il sito interbibliotecario della mia città ti consente di fare una wishlist, e un po' anche una novità in particolar modo, su cui ero un po' insicuro se acquistarla o meno, non mi dava delle vibe da è un libro che voglio tenere, ma sicuramente mi ha incuriosito, quindi l'ho inserito dentro, e un film. E siccome sono gioioso e può essere anche uno spunto per farvi conoscere qualche libro un po' più nascosto, ho detto facciamo il video All Bibliotecario, i libri che ho preso in biblioteca. Iniziamo! Innanzitutto, quello per me più urgente, che ho gridato e ho detto sono libero, lo prenoto subito perché questo è 2 anni abbondanti che lo voglio leggere, appena ho scoperto che è esistita negli anni 80 un'edizione italiana di questo libro, che oggi è fuori catalogo, introvabile anche su eBay, Abbe Books, non si trova, non esiste, perché la casa editrice che l'ha pubblicata è molto piccola, probabilmente sono 3 decenni che non è neanche in attività, non lo so. Fatto sta che scoprire che esiste un'edizione in italiano di questo romanzo per me è stato un colpo al cuore. Io l'ho, adesso vi svelo il titolo, io l'ho anche acquistato in inglese, ma non l'ho mai letto perché mi è rimasto il pallino del cazzarola, però io lo voglio leggere in italiano perché è una questione di principio, voglio avere tra le mani questa edizione. E sto parlando de L'arca ciliegio di Abe Kobo. È pubblicato da una casa editrice che si chiama Spirali, ed è un romanzo di un autore giapponese che io amo alla follia. Lo amo proprio perché lui lo si può considerare anche come una sorta di Kafka orientale, e molto spesso i suoi romanzi diventano dei viaggi surreali, onirici, straordinari, creativi, sottilmente perturbanti. Lui ha scritto tantissimi capolavori che vanno dalla Donna di sabbia, L'uomo scatola, Nel cuore sempre, Il quaderno canguro, Incontro segreto, e Le tre metamorfosi, The Face of Another, e L'arca ciliegio è la mia occasione per ritrovare l'amore per questo autore, che tra l'altro dovrebbe essere, e qua volo, una sorta di romanzo sci-fi linciano. Vi leggo la sinossi. Può immaginarsi ai giorni nostri la fine del mondo sotto una forma diversa dalla guerra nucleare? Quest'arca sarebbe un rifugio antiatomico, in fondo a una cava abbandonata. Forse perché i compagni di ventura del narratore sono un venditore ambulante di insetti immaginari, simbolizzanti il tempo, e una coppia di comparse. Quest'arca è uno specchietto per le allodole? Può dirsi altrettanto dell'ultima catastrofe?
E poi dice ovviamente una curiosa parabola, minuziosamente descritta in uno stile al tempo realista e straordinariamente poetico, a volte parodistico, a volte onirico, un romanzo di audacia stilistica scritto dopo 7 anni di silenzio, arriva oggi quando l'autore è candidato al premio Nobel. Sto volando, non vedo l'ora di leggerlo! Perché ogni romanzo di Abe Kobo per me è stato un colpo al cuore. L'edizione italiana è del 1989. Sto volando. Questo è priorità. Cioè, ha sbaragliato tutta la mia TBR. Appena termino il libro che ho lettura, mi butto su di lui. Però ero proprio nel mood anche di letteratura giapponese novecentesca di autori importanti che devo ancora recuperare. Un autore importantissimo e anche premio Nobel, di cui ho letto troppo poco e di cui vorrei assolutamente approfondire il percorso, è assolutamente Kenzaburo Oe, o Kenzaburo E. Ditemi come si pronuncia, credo Oe, ma aspetto vostre. Fatto sta che tra i romanzi di Kenzaburo Oe che ho preso in prestito ho scelto uno di quelli un po' più snobbati ma mi piaceva, e meno conosciuti ma mi piaceva la carica un po' al vetriolo che promette, e il romanzo in questione è Il figlio dell'imperatore. Allora, questo romanzo dovrebbe essere una sorta di giovane Holden giapponese che ha come protagonista il figlio dell'imperatore, ed è un romanzo che quando uscì, vi dico anche se c'è la data dell'originale giapponese, nel 61, ha scatenato immenso scandalo, perché ovviamente la famiglia imperiale in Giappone è un po' tabù parlarne in senso diciamo polemico, e Kenzaburo Oe ha pubblicato un romanzo teen transgri che vede come protagonista il figlio dell'imperatore, e riesce a fare una critica satirica anche sulla società giapponese attraverso questa figura. È un romanzo che veniva da un autore ipercelebrato anche in patria e che ha causato un bel polverone. Il figlio dell'imperatore è l'opera di Kenzaburo Oe più dibattuta e tuttavia mai letta nella sua versione integrale, perché la seconda parte del romanzo, dal titolo Morte di un giovane militante, dopo una prima pubblicazione su una rivista letteraria nel 61, non ha trovato alcun editore, né in patria né all'estero. Il motivo di questa censura sta nelle pesanti minacce rivolte ad alcuni gruppi di estrema destra dell'editore della rivista e dall'autore stesso. Il romanzo, qui presentato per la prima volta nella sua forma completa, tocca uno dei nodi della cultura del Giappone moderno, il culto dell'imperatore. La voce narrante è quella di un 17enne psicologicamente allo sbando. È attraverso lui che l'autore, da una parte, descrive un percorso umano destinato a sfociare in un omicidio politico, ci voleva del coraggio, obiettivamente, dall'altra ripercorre vicende storiche che turbarono il Giappone dal 57 al 60, i drammatici scontri sociali culminati nell'assassinio del segretario del Partito Socialista per mano di un giovane militante di formazione di destra. Il protagonista del romanzo, il figlio dell'imperatore, altri non è che quel giovane. Ah, ok, e mi ricordavo che fosse proprio il figlio dell'imperatore il protagonista. Infine, suicidatosi in carcere in un ultimo atto di autoimmolazione alla causa imperiale. Sono curiosissimo, anche perché in realtà questo libro profondamente politico, a quanto letto, ha anche un bel po' di umorismo al vetriolo. Sono molto curioso, devo dire, e non vedo l'ora di leggerlo. E sempre di Kenzaburo Oe ho anche recuperato uno dei suoi capolavori, che è Insegnaci a superare la nostra pazzia, che è una raccolta di 4 romanzi brevi, in realtà, di cui uno l'ho già letto, ed è L'animale d'allevamento. Gli altri, invece, secondo me, mi daranno sicuramente altri spunti per conoscere al meglio quest'autore celebrato. Quindi, curioso di leggere anche lui, ma credo che partirò dal figlio dell'imperatore perché mi ispira tantissimo. Questo libro, invece, è una novità, ed è quella che vi dicevo, l'ho visto in libreria, quest'uscita, diciamo che mi ha attirato molto perché letteratura giapponese contemporanea, che però adesso che è diventato anche un po' un trend, certa letteratura giapponese contemporanea, diciamo che è sempre un po' hit or miss, e con il fatto che i vari editori italiani, ovviamente per esigenze commerciali, danno a questo tipo di letteratura, a prescindere
prescindere da una grafica kawaii perché deve rimandare affinché il caffè è caldo, alla fine trovi o delle copie del finché il caffè è caldo o delle gemme nascoste che però vengono presentate come un emule di finché il caffè è caldo. Quindi bisogna fare attenzione. Però questo libro, dalla sinossi, sembra molto interessante. Non l'ho acquistato perché comunque è un libro molto breve e voglio capire se è un... e non conosco l'autrice. Ah no, è un uomo, Haruka Tono. Non conosco l'autore e volevo capire appunto se ne valesse la pena. Essendo anche molto breve, costando 14 euro, ho detto aspetta, magari lo prendiamo in biblioteca quando mi riammettono e questo è il caso. E il libro in questione è Il limite invisibile di Haruka Tono, che dovrebbe essere una classica storia di relazioni, incomunicabilità di coppia. Yusuke sta per laurearsi, lo sport era sempre la sua passione, tanto che negli ultimi anni è diventato un allenatore di rugby, ha una fidanzata fissa, Maiko, e studia per un posto da funzionario pubblico. Vive la sua vita con disciplina e rigore, si concede pochissime distrazioni perché sa quello che vuole e ha l'ambizione di realizzarlo. Tutto cambia una sera quando va a vedere lo spettacolo comico del suo migliore amico e conosce Akari, una giovane studentessa. Fuma Cupido! I due restano in contatto e cominciano a frequentarsi. All'inizio è solo un'amicizia, ma l'attrazione tra di loro è così forte che Yosuke decide di lasciare la sua ragazza per mettersi con lei e presso la nuova coppia riesce a fatica a trovare il tempo per mangiare o dormire. Improvvisamente il sesso è diventato un'ossessione che li consuma, sia fisicamente che psicologicamente, perché ognuno di noi ha dei limiti invisibili che è meglio non superare mai. Una vincente esplorazione del potere dell'attrazione sessuale, viene definito. Un romanzo breve la cui prosa ha una qualità ipnotica. Allora, l'altra cosa che mi intrigava di questo romanzo, oltre al fatto che mi piacciono un po' le storie di incomunicabilità di coppia, poi qua si aggiunge anche il tema della dipendenza dal sesso, mi immagino una cosa, uno di quei romanzi giapponesi contemporanei un po' sospesi, un po' anche con dei tocchi magari onirici, e ha vinto anche due premi questo romanzo, tra cui la Kutagawa, che è uno dei premi più importanti in Giappone, riservato agli scrittori giovani emergenti, ed è un premio importantissimo. Curioso di leggerlo in realtà, non ero convinto al 100% dell'acquisto, ma vediamo, magari mi sorprende e me lo recupererò, perché io faccio così: se becco un libro che poi mi fa innamorare, alla fine lo compro lo stesso. Poi questo lo volevo leggere da tanto tempo, ed era nella mia wishlist prima del ban, Corpi di donna di Rieko Matsura. Lei è l'autrice dell'assurdo romanzo La luce P, ovvero la storia di questa sorta di metamorfosi kafkiana che raccontava la storia di una donna che si sveglia e scopre che il suo alluce si è trasformato in un pene. Ed era una grande parabola femminista sul desiderio sessuale femminile, e lei è un'autrice molto interessante. All'interno di questo romanzo, credo che sia non è una raccolta di racconti, anche se le protagoniste sono appunto tre donne, le tematiche di Matsura sono sempre legate alla sessualità femminile, le relazioni, i ritratti di donna, e questo emerge sicuramente anche appunto in Corpi di donna. Yoko è una disegnatrice di strisce erotico horror e frequenta un club di fumettari, ha 20 anni e se ne va spigliata in giro coi pantaloni del pigiama da cui traspare un paio di boxer rosa fosforescente. Vive in un condominio di Tokyo, che adora per la sua strampalata caratteristica. Un guasto alle tubature fa sì che gli inquilini dei piani alti ricevano gli escrementi... dei piani bassi ricevano gli escrementi dai piani alti, in una sorta di comunicazione a mezzo water. Yoko ama le donne, ama Anayo e soprattutto Yuki e Yuriko. Le ama e da loro è riamata con una passione che accende amplessi ardenti. Intreccia rapporti sadomasochistici con le sue amanti, ma lei, che pure sembra la parte passiva, è in realtà l'imperatrice, l'ape regina che comanda il gioco, un gioco pericoloso, estremo e autolesionista. Un libro diventato culto in Giappone, amato, odiato, controverso o scomodo. Addirittura c'è lo splatter qua, scusate. Cosa?
Quindi, allora, apprezzando molto il tocco personale di Rieko Matsuura, sono molto curioso di leggerlo. E fu pubblicato da Marsilio negli anni 90, naturalmente fuori catalogo oggi. Vediamo. Poi avevo voglia di poesia e mi sono preso la raccolta poetica, anche un po' di futurismo, mi sono preso la raccolta poetica di Aldo Palazzeschi, L'incendiario. Anche questa irreperibile in realtà, credo, e quindi sì, l'ho presa perché da tempo volevo leggere una raccolta poetica di Palazzeschi, semplicemente. E poi, finalmente, ho avuto modo di prendere in prestito anche la raccolta di racconti di Dario Argento, ovvero Horror. Eccolo qua, il nostro Darione nazionale. Allora, non so quanto effettivamente sia un progetto dato da lui, o sia un progetto del tipo un po' commissionato, tipo, uè Dario, sei il re del brivido dell'horror al cinema, perché non fai anche una raccolta di storie horror? Quindi, però, a prescindere, è Darione. È Dario Argento, sapete che io lo amo, gli ho perdonato anche gli ultimi inguardabili film, tra virgolette, per me rimane Dario Argento anni 70-80, però comunque gli si vuole sempre bene. E quindi se Dario Argento, a prescindere, ha fatto uscire questo libro edito Mondadori, è già fuori catalogo, nonostante sia uscito di recente, nel 2018. Se Dario Argento pubblica una raccolta di storie horror, io non posso non leggerle, cioè è una responsabilità di Matteo Fumagalli, quindi ho dovuto prenderlo in prestito, e sono sicuro che mi piacerà tantissimo. Ho qualche dubbio solamente perché se ne è parlato male, cioè ho visto le recensioni anche di appassionati di Dario Argento che non l'hanno così apprezzato, pur amando il regista, quindi dicono che come narratore probabilmente è un po' meh. Però in realtà non mi faccio spaventare, perché di Dario Argento ho letto la sua autobiografia Paura, che io ho amato profondamente, quindi in realtà lui scrive molto bene. Naturalmente, da una parte abbiamo la sua autobiografia, qua abbiamo delle storie di fiction, vediamo, cioè sono curioso, comunque sono curiosissimo. Il film che ho preso in prestito, ed è l'ultima cosa che ho preso in prestito in biblioteca, è invece un film che volevo vedere da tempo, e che non sono mai riuscito a vedere, perché non è così facile trovarlo anche in streaming, o anche nelle piattaforme che uso io, non ero ancora riuscito a trovarlo integralmente, e poi magari adesso faccio Google, cerco il titolo e si trova subito, però vederlo comunque in DVD è una cosa che mi piace molto, ed è Occhi di Serpente di Abel Ferrara. Abel Ferrara, tra l'altro, è un regista molto prolifico, che ha fatto dei film secondo me molto interessanti, soprattutto quelli un po' più indipendenti, strani, degli anni 90, tipo The Addiction, e questo proviene dal periodo d'oro di Abel Ferrara, ovvero inizi metà anni 90, e tra l'altro ha come protagonista Madonna come attrice, e questo è probabilmente il ruolo di Madonna più artistico e più stravagante della sua carriera, della sua sgangherata carriera cinematografica, e molti lo definiscono il miglior film in cui Madonna abbia mai recitato. È un film molto strano, metacinematografico, con anche un'immagine molto sporca, una narrazione sperimentale della storia di un regista che sta girando un film con una coppia che deve interpretare dei personaggi, ma questa coppia inizia a perdere il contatto tra la realtà e la finzione perché si immedesimano troppo nei loro personaggi, e questo porta delle conseguenze abbastanza tragiche. È una riflessione sul cinema, sulla messa in scena, è un giochino stilistico che però secondo me è potenzialmente molto interessante, e quindi non vedo l'ora di vederlo. Occhi di Serpente. E quindi questi erano i libri e il DVD che ho preso in prestito in biblioteca, il mio biblioteca haul! Dopo il ban sono felicissimo di tornare
nel mio habitat naturale e devo stare attento a non far scadere nessun prestito, perché sennò me la son cercata. E detto ciò, fatemi sapere che cosa vi siete presi voi in biblioteca di recente, frequentate le biblioteche, ditemi la vostra. Detto ciò, e fatemi sapere anche di cosa ne pensate dei libri che ho preso in prestito, se li avete letti, se vi ho incuriosito, insomma, scatenatevi. E detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!